Grazie Presidente, a titolo personale, soltanto per dire che l'umiliazione e lo svuotamento di funzioni del Parlamento e l'umiliazione e l'indebolimento della stampa non sono due cose che capitano casualmente insieme. Questo è un disegno politico molto preciso che è rivolto allo smantellamento della nostra democrazia e a farne il simulacro di quello che conosciamo. Impedire alle persone di farsi una libera opinione, impedire alle persone l'accesso per esempio a una fonte di informazione come Radio Radicale, che tutti dovremmo ringraziare continuamente per il servizio fatto negli anni, è funzionale al disegno politico di cui tutti voi, lei compreso, siete gli esecutori, quello di trasformare una democrazia liberale in uno Stato autoritario nel quale il cittadino è ridotto a chiedere volete Gesù o volete Barabba, secondo la riforma costituzionale del ministro Fraccaro, e questo è tradotto nella legge di bilancio, precisamente in esecuzione di quel disegno. Ma come le ho già detto oggi, caro Presidente, noi ci opporremo in tutti i modi, saremo un argine insormontabile, non passerete. Grazie. Anzaldi, prego. Grazie Presidente, io vorrei un attimo tornare sul taglio all'editoria. Non sono i giornali.